Iniziamo subito a truccarci con questa palette di MAC dai toni tutti caldi. Allora, guardiamo un po' perché devo ancora adocchiarla bene. Vado a prendere un pennello da sfumatura, ovviamente prendo un colore chiaro per fare la transizione, quindi vado a prendere, volevo prendere un colore tipo così aranciato. Ragazze, oggi fanno taglio del prato, mestieri, li stanno facendo tutti, lo fanno apposta. Ovviamente io giro qualche video a settimana e quando giro i video sembra che si mettono d'accordo per fare tutto sto casino. È giusto, mi sembra giusto, no? Quindi andiamo avanti, facciamo finta di niente e continuiamo con il nostro make-up. Oh, ragazze, d'altronde la gente a casa, a parte che questa quarantena sarà lunga la storia ancora. Comunque non fanno queste palette, non fanno tanta polvere, ragazze, veramente non spolverano belle, mi piace perché non perdono polvere anche quando picchio l'eccesso. Resta comunque aggrappato al pennello e poi si deposita sull'occhio, non è proprio non fa fallout. Mi piace. E vediamo questa palette com'è, perché se mi convinco prendo anche quella colorata. Perché sapete che di queste palette ce n'è tre, così facciamo la saga. La saga di Twilight, ragazze, che bello. Mamma mia, come mi piace quel film. Fatemi sapere giù sotto nei commenti se anche voi amate come me quel film, perché io lo adoro. Dopo vado a prendere, lo facciamo sui toni un po' rossini. Vado a prendere questo color terracotta, un po' più scuro. La vado a prendere con questo pennello a penna, però è strano questo pennello, è un po' più cicciottello, e vado a prendere questo color terracotta. Vabbè, io batto sempre l'eccesso e lo porto all'esterno e un pochino nella piega. Questo serve per essere un po' più precisi. Voglio usare questo colore per poi usare quel color fuoco, rosso fuoco, sulla parte centrale dell'occhio. Questo colore, immischiato un pochino a questo rosso, cioè quindi faccio un po' e un po', lo porto sotto la rima ciliare. Ok, ovviamente io vado avanti a registrare perché il rumore oggi non finirà, quindi questo è il risultato finito così. Prendo il pennello da sfumatura di prima, tra altre cose sto utilizzando dei pennelli che si chiamano Jessup. E li ho presi su Amazon, ragazze, sono veramente eccezionali. Andate a dargli un occhio perché sono veramente belli. Ho preso un set e sono veramente belli. Ora, per andare a intensificare il rosso che vado ad applicare, perché voglio fare un bel make up strong. Voglio prendere un correttore molto chiaro, quindi vado a prendere
Perché non lo trovo mai quando mi serve, porca miseria. Cioè, veramente assurdo. Arrivo. Cioè, non lo so, io lo perdo sempre questo di Kat Von D, perché boh, questo è molto 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 chiaro. Vedete com'è chiaro? Quasi, non dico bianco, ma poco ci manca. È molto chiaro. Prendo un pennellino, sempre prendiamo questo qua piatto e lo andiamo a sfumare. È assurdo veramente ogni volta che faccio i video che gli altri devono fare qualcosa, sembra che ci mettiamo d'accordo, ma in realtà non ci mettiamo d'accordo. Perché se sapessi io quando loro fanno i cavoli loro, non li farei io. Allora, fatto questo, dito alla mano, e beh, il dito è sulla mano, vado a prendere questo rosso qua. Un colore particolare, ragazze. Non rende. Perché non rendi? Perché ti devo intensificare. Perché ti intensifico ancora? Ragazze, è stupendo. Questo correttore, tra le altre cose, di Kat Von D, appiccica un po'. Sembra quasi più un primer che un correttore. Bellissimo. Bellissimo il make-up, che mi sta uscendo. Bello, bello, bello. Mamma mia, che bello. Mi piace veramente tantissimo. Ora prendo un pennello, vado a pulirmi le dita perché prendo un pennello e con questo pennello prendo sempre questo colore qui e lo vado un po' a sfumare verso l'attaccatura della piega, in modo che fa un po' come un degradé. Bellissimo, ragazze. Molto bello, mi piace tanto. Molto particolare. Bello, 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 bello. Mi piace, mi piace. Però mi piace. Allora, ora vado a prendere questo color shimmer qui chiaro, che ha dentro dei riflessi, tra le altre cose, un po' dorate, non è proprio un panna. Lo porto sotto l'arcata e all'angolo interno. Veramente, ragazze, però che scrivenza che ha sta palette. Molto scrivente, molto bella. Bellissima, ragazze. Allora, qua adesso vado ad applicare la matita nera, il mascara e una riga di eyeliner, perché qua l'eyeliner ci sta veramente da Dio. Quindi arrivo subito.
Allora ragazze, ho applicato il mascara, il Major Plaisir di Nabla, ho applicato il Serial Liner di Nabla, ho messo all'interno dell'occhio la matita nera di Lancôme e sulle labbra, chi indovina di voi cosa ho utilizzato? Sì, ti ho sentito, è Ruby Huda MAC, è il rossetto classico di MAC, è il suo best seller, è il rossetto più bello di MAC come rosso, ha proprio quel sottotono blu da tipo, cioè i denti bianchissimi, ciò, vabbè, ho i denti bianchissimi, è bellissimo veramente e questa palette altrettanto, guardate il make-up, è veramente stupendo, non è un make-up che ricreo solitamente, ma mi sono ispirata usando questa palette a Cheryl Pandemonium perché lei ha il vizio sempre, cioè al vizio, il suo truccarsi è sempre così da toni, da look molto strong, ecco. E quindi un po' pensavo a lei mentre mi truccavo, ho detto mi sembra di truccarmi come Cheryl Pandemonium, non di bravura, ma di colori. E quindi, cioè forti, colori abbastanza che si notano. E quindi questo è il risultato. Devo dire che queste due palette, ragazze, questa e quella dai toni nude, mi piacciono veramente tanto. Eccola qui l'altra, la sua sorellina. Mi piacciono veramente tantissimo perché non le ho acquistate prima, mannaggia. Ve le straconsiglio, provatele perché sono veramente eccezionali. E mi sa che metto in lista anche quella con i toni tutti colorati, perché veramente mi piacciono tantissimo, secondo me sono tre palette da avere tutte e tre. E niente ragazze, spero che questo video, questo make-up vi siano piaciuti, se vi sono piaciuti lasciatemi un bel like e mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Ciao!